Aldo Cazzullo, potente giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, Stefania Prestigiacomo, Francesco Storace. Leggo una bella notizia sul Libero Quotidiano e questa bella notizia io ve la metto come linea nel riassunto di questo video. Libero Quotidiano dice che Aldo Cazzullo, potente giornalista del Corriere della Sera. Dunque, Libero Quotidiano scrive che Aldo Cazzullo sarebbe testimone di un complimento che Francesco Storace avrebbe rivolto a Stefania Prestigiacomo. Cioè, e mi scuso se mi sbaglio, cioè. Secondo Aldo Cazzullo, mi scuso se mi sbaglio, Francesco Storace avrebbe incrociato in Parlamento Stefania Prestigiacomo e le avrebbe fatto un complimento audace, che io qua non posso riferire, capito? Non posso riferire, però è scritto nell'articolo di Libero Quotidiano, articolo che io vi metto come link nel riassunto di questo video. Non lo posso riferire al complimento, capito? Perché io sono Serafino Massoni, ho circa 82 anni e opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni, circa 15.000 video, e circa 15.000 iscritti, benché abbia 82 anni. Questa è la mia ultima opera, vedete? Allora non posso riferire ciò che Francesco Storace avrebbe detto come complimento a Stefania Prestigiacomo, non posso riferirlo. Però io vorrei qua ricordare al giornale Libero Quotidiano che quando si parla di Aldo Cazzullo, si deve ricordare che Aldo Cazzullo non è soltanto un potente giornalista del Corriere della Sera, ma scrive pure i libri. E uno dei suoi libri è titolato La mia anima sarà ovunque tu sia. Capito? Libero Quotidiano? Uno dei libri di Aldo Cazzullo è titolato La mia anima sarà ovunque tu sia. Poi un altro libro di Aldo Cazzullo è titolato Metti via quel cellulare, perché Aldo Cazzullo non gli vuole bene agli smartphone. Capito? Questi sono gli smartphone. Questo è uno smartphone, Libero Quotidiano, eh. Uno smartphone, non gli vuole bene, capito? Perché gli smartphone hanno portato via tanti clienti alla carta stampata. Per cui ha scritto un libro titolato Metti via quel cellulare e ha trovato pure un editore che gliel'ha pubblicato questo libro, capito? Vabbè, il Libero Quotidiano, capito? Quando si parla di Aldo Cazzullo, bisogna ricordare che Aldo Cazzullo ha scritto tanti libri, tra cui un libro titolato La mia anima sarà ovunque tu sia e un altro libro titolato Metti via quel cellulare. È un potente giornalista, Aldo Cazzullo, ma Aldo Cazzullo dovrebbe andare in libreria a comprare Il marinaio delle Antille, vedete, un romanzo storico, scritto da Serafino Massoni, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, capito? Dentro il Terzo Reich. Capito, Aldo Cazzullo? Compra il Marinaio delle Antille, leggilo e facci una bella recensione sul Corriere della Sera, ok? A te, Aldo Cazzullo, a Stefania Prestigiacomo, a Francesco Storace, al Libero Quotidiano, al Corriere della Sera, tanti cari saluti dal Marinaio delle Antille, ok?